Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare un primo piatto food porn. Preparerò le linguine sporcaccione, così le ho chiamate io. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 500 g di linguine, 400 g di pomodorini datterini, un mix tra quelli rossi e quelli gialli, 100 g di lardo, 100 g di speck, del pesto di pistacchio, mezzo bicchiere di vino bianco e mezza cipolla bianca. Potete utilizzare anche la cipolla rossa. Come prima cosa prendiamo il lardo e lo speck e lo andiamo a frullare formando una pasta. E inizio a frullare. Bene, dopo aver frullato abbiamo ottenuto questo risultato, vedete? Una pasta. Adesso ci spostiamo ai fornelli. Mettiamo sul fuoco la pentola con l'acqua per cuocere la pasta. Nel frattempo mettiamo anche una padella dei bordi alti. Accendiamo la fiamma e facciamo riscaldare la padella. E nel frattempo dobbiamo tagliare anche i pomodorini a metà. La padella si è riscaldata, all'interno mettiamo la lardiata. Quindi il lardo con lo speck tritato. Mettiamo la fiamma media. Facciamo sciogliere un pochino. E una volta che si forma quel grassicino sotto, quindi l'olio, il grasso che si scioglie, mettiamo la cipolla. Vedete? Possiamo mettere la cipolla. E facciamo rosolare il tutto. Adesso vado ad aggiungere i pomodorini. Alzo un pochino la fiamma. E vado a sfumare con il vino bianco. Faccio evaporare la parte alcolica, dopodiché metto il coperchio e lascio cuocere per circa 10 minutini. L'acqua per la pasta bolle, vado a calare le linguine. Io non metto il sale perché comunque il lardo già è saporito, casomai lo aggiungo dopo. A metà cottura della pasta la scolo direttamente all'interno della padella. Quindi questa della Rummo ha come cottura 10 minuti, io a 5 minuti la tolgo via. Sono trascorsi 5 minuti, scolo la pasta all'interno della padella. Bene, do una mescolata. Aggiungo un mestolo di acqua di cottura e
e termino la cottura della pasta. Mancano pochissimi minuti al termine della cottura della pasta, vado ad inserire il pesto di pistacchio, questi qua sono 90 grammi. Ovviamente mi raccomando, utilizzate un buon pesto di pistacchio. Mescolo. Aggiungo un altro po' di acqua di cottura. Manca un minuto, alla fine aggiungo un po' di grana padano grattugiato. Non l'ho detto negli ingredienti perché non è obbligatorio, se lo volete mettere lo mettete, altrimenti niente. Mescolo. Guardate che bella cremosa. Aggiungo l'ultimo mestolo, neanche un mestolo pieno, giusto un pochino di acqua di cottura. Faccio amalgamare il tutto e vado ad impiattare. Guardate che meraviglia! Vado ad impiattare. Concludo il piatto mettendo un pochino di farina di pistacchio sopra. E le mie linguine sporcaccione sono pronte. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Guardate che meraviglia! Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Vi ricordo che se cliccate la campanellina che si trova sotto a destra potete restare aggiornate su tutte le novità. Vi invito inoltre ad iscrivervi al mio gruppo Facebook e al mio Instagram e vi metto sotto nell'info box i link. Un bacione grande e alla prossima video ricetta!